Rihanna ha una sosia, quasi, più sexy di lei, ed è una blogger. Rihanna ha una sosia per cui non eravamo affatto pronti. La somiglianza tra le due è talmente lampante che, se ci avessero messo davanti le foto di Chiocciola e Lara senza dire nulla, probabilmente l'avremmo scambiata per la nostra bad girl di fiducia. Naturalmente, la fondatrice di Grove & Glove non è proprio identica alla nostra star, ma quando vuole assomigliarle non c'è storia. È una bomba. Sembra Rihanna ma non è. La donna in questione si chiama Andele Lara ed è una beauty blogger americana, fondatrice di Grove & Glove, un piccolo spazio dedicato al suo concetto di cosmesi e bellezza. La sua storia è venuta a galla grazie a Patrick Starr, un beauty youtuber che l'ha scovata e ha deciso di ingaggiarla per una serie di progetti in cui Andele avrebbe fatto ciò che le riesce meglio, trasformarsi in Rihanna talmente bene da non sembrare nessun altro che lei. Per un folle momento, infatti, avevano tutti pensato che lo youtuber si trovasse in compagnia della vera Rihanna, e i VTubes si sono sprecati nei commenti. Invece no, Andele Lara è una ragazza semplice con un sogno ambizioso, e si è ritrovata improvvisamente catapultata nello strano mondo dei sosia delle celebrità. Chi è Andele Lara, sosia di Rihanna? Andele è una ragazza giovanissima che si considera una giovane imprenditrice di se stessa. Il suo blog Grove & Glove raccoglie le sue esperienze di vita, di glamour ed abbigliamento, e permette alla sua personalità frizzante di emergere. La sua passione per i media e per la bellezza la attirava verso il pericoloso mondo degli influencer, e ha collaborato a più riprese con Maison come Alexander Wang, Baker Design Group, Blue Ribbon Hair e Whitney Marie Hair. Nel suo blog, Andele mescola le sue emozioni al fashion, alla cosmesi e al benessere, e il suo obiettivo è quello di dare l'energia giusta a tutte le millennials che sognano in grande e puntano a costruirsi il loro futuro in maniera indipendente, autonoma e, soprattutto, nella completa bellezza. La ragazza è originaria di Boston, Massachusetts, e nel tempo libero adora sperimentare nuovi ristoranti che offrono menù un po' rustici e caserecci. Andele è creola, e i suoi genitori sono nati ad Haiti dove torna spesso per riabbracciare la famiglia e gustarsi la cucina locale. Andele non avrebbe mai immaginato che la sua carriera sarebbe davvero decollata in qualità di sosia di Rihanna, e se lo chiedete a lei, non succederà mai, sì, forse a Rihanna ci somiglio un pochino, ma io non sono una sosia di Rihanna. Nel corso di una vecchia intervista ho lasciato intendere di averci pensato a diventarlo, e il risultato è che sono stata sommersa da email e messaggi d'odio. Oh, com'ero giovane e ingenua. Tutti commettiamo degli errori, no? Per fortuna, questo momento terribile mi ha dato l'occasione per trovare la luce dentro di me e brillare, da qui il Glove nel titolo del suo blog. Voi che dite, le somiglia?